Rapporti e proporzioni. Quando si fa la spesa, molto spesso capita di dover confrontare prodotti simili per capire quale convenga acquistare. Per confrontare il prezzo di prodotti confezionati in quantità diverse, possiamo calcolare il rapporto, cioè il quoziente tra il prezzo e la quantità di prodotto. Consideriamo, per esempio, di voler acquistare la vanillina per preparare una torta. Possiamo acquistare una confezione da 4 bustine grandi che contiene 5 grammi di vanillina. Oppure un'altra confezione da 6 bustine piccole che contiene 3 grammi di vanillina. La prima costa 1,95 euro, la seconda 1,50 euro. Effettuando due divisioni, calcoliamo i due rapporti prezzo-quantità e scopriamo che la confezione che costa 1,95 euro e contiene 5 grammi di vanillina è quella più conveniente. Per avere la stessa convenienza, i prezzi e le quantità delle due confezioni dovrebbero essere in proporzione tra loro, cioè i due rapporti dovrebbero essere uguali. Le due confezioni di vanillina avrebbero la stessa convenienza se la confezione da 3 grammi costasse 1,17 euro invece di 1,50 euro.